Siamo riusciti a far risuscitare anche la Juve. Ebbene sì, la Juve è tornata grazie a noi. Dopo un primo tempo che sembrava andasse sulla falsa riga della partita di campionato, poi il secondo, ragazzi, non ci siamo proprio. Un scempio, c'è da dirlo proprio. Male, 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 male. Scombinati. Una rinfusa, ognuno senza meta, un ruolo che prediggevano non era loro, cioè andavano da una parte, dall'altra, scombinati in campo. Si vede che il nuovo modulo ancora non l'hanno assimilato. Perché l'idea, ripeto, il primo tempo è stato buono, mi è pure piaciuto, ma poi il secondo tempo, non lo so, sarà stata la stanchezza della partita di campionato. Forse la Juve ha tenuto l'energia nel primo tempo e poi al secondo tempo, raga, ci ha schiacciato, ha dominato proprio. L'abbiamo fatta rinascere, praticamente. Qualificazione, a parere mio, secondo me è compromessa. Non la vai a recuperare a Roma. Non voglio fare l'uccello del malaugurio per i tifosi laziali, però secondo me sono un po' demoralizzato. Non la vedo una squadra che possa schiacciare la Juve e fare risultato 3-0. Non la vedo. Ormai dobbiamo concentrarci sul campionato, cercare di recuperare posizioni al campionato. Mi vedete dal viso, sono rimasto un po' deluso. Mi aspettavo almeno un pareggio dopo la prestazione di sabato. E non è stato così. Era un obiettivo la Coppa Italia, così come vabbè, lo era per la Juve, però il secondo tempo sembrava la Lazio dei Sarri, senza né capo né coda. Rigore per la Juve ovviamente non c'era, signor VAR che ci sta a fa, rigore che non c'era, giusto toglierlo. E raga, Immobile di Salberto non c'erano stasera. Bene Camada quando è entrato, ci ha provato di nuovo come sabato. Ma raga, Zaccagni, speriamo che non si sia fatto niente per il derby. E dobbiamo rifarci proprio nel derby. Dobbiamo vincere il derby, per forza, a tutti i costi, sia per il morale sia per la classifica. E niente, guardiamo avanti. Eccolo il derby, è arrivato. Sabato è vicino. Ciao ragazzi.